Salve, oggi una novità, per la prima volta un film d'animazione, ok? Inside Out della Pixar del 2015. In pratica, non la trama, però c'è questa bimba che si chiama Riley Anderson e ci sono le sue 5 emozioni: gioia, disgusto, paura, rabbia e tristezza, che sono antropomorfizzate, ce l'ho fatta a dirlo senza fare un errore, e quindi le vediamo all'interno del film dentro una specie di console, e sostanzialmente la bellissima metafora è che tutte queste emozioni devono lavorare concomitantemente per far funzionare la vita della ragazza giovane, perché quando ne manca alcune, e lì il pretesto è un trasloco dei genitori, succede un bel macello. Ci vorrà tutto il film per per riportare l'equilibrio. E ci sono due bellissime frasi. Una è divertente, perché la paura a un certo punto dice: ottimo, oggi non siamo morti, lo considero un successo senza precedenti, che è meravigliosa come frase. E poi c'è un dialogo invece, che è quello vero, e dice: sei pronta a incontrare le tue emozioni. Questa qui è la frase che mi dà spunto per presentare la prossima partita. Primo, perché viene dopo una forte emozione come la trasferta di Udine, forse con un risultato quasi inaspettato date le premesse, perché noi continuiamo a essere molto stanchi. Fortunatamente è bastato un giorno in più di recupero per riuscire a mettere in piedi Zach Bryant, per riuscire a ritrovare un minimo di energia per portare, diciamo, per 36 minuti la partita dalla parte nostra, perché gli ultimi 4 sono stati un po' da commedia degli orrori per i tentativi che facevamo di ridare la palla agli altri. Però devo dire un animus pugnandi assolutamente ineccepibile, incredibile da parte dei ragazzi, che hanno sempre lavorato con la faccia giusta, indipendentemente dalle esigenze personali, per cercare di vincere una partita, finalmente davanti a un pubblico di un palazzetto completo. Devo dire che questo ci mette nelle condizioni di dover fare in fretta, molto in fretta, quindi azzerare le nostre emozioni per riuscire a giocare la partita con Treviglio. Siamo molto avvantaggiati perché è l'unica squadra che ci ha battuto 2 volte nell'anno, per cui oltre a un evidente rispetto nei confronti della squadra di Carrea, c'è anche un fatto di rivincita personale, cioè come squadra non vogliamo essere superati per la terza volta. È una squadra decisamente particolare, ha una grande pericolosità perimetrale e ha molti giocatori in grado di produrre punti in poco tempo. Possono giocare molto piccoli, possono giocare molto grandi. Hanno aggiunto un giocatore che, tolto da Orzinuovi, messo nel loro contesto, è diventato forte come è in realtà, come la Marshall Corbett. I giocatori li conosciamo bene tutti. Quello che sarà necessario per noi è cercare di essere un pochino più bravi rispetto a Udine nel muovere la palla, perché noi a Udine abbiamo palleggiato troppo, francamente, mentre dall'altra parte abbiamo bisogno di essere fortemente responsabilizzati nel tenere tutti gli uno contro uno, perché da Rodriguez a Miaschi, a Reati, a Sacchetti, ma gli stessi Lupus, Langston e Dalmeida sono giocatori che veramente uno contro uno possono produrre tanti punti. Abbiamo l'opportunità di affrontare questa partita consapevoli che allungare nei confronti di Pistoia e lasciare aperto anche, perché no, uno spiraglio nella fase orologio per riuscire ad agganciare Udine è qualcosa che deve servirci da stimolo. Per cui dobbiamo essere bravi a esternare le nostre emozioni, ma anche a contenere le nostre emozioni, perché poi quello che conta è la pratica che si esterna sul campo, e indipendentemente dalla fatica oppure no, vogliamo finire bene la stagione regolare.